Nel 1996 a Bologna ci fu un congresso che parlava di Tunguska e lì conobbi Romano Serra, appunto. Diciamo che Galeotto fu Romano Serra. È Sì. E contagioso, Romano Serra, sì. sono Sì. entrato, diciamo, nel mondo dei crateri, delle meteoriti e degli impatti. E lì nel 99 organizzammo una spedizione a Tunguska, la più grossa spedizione mai fatta in quella zona, per cercare di capire cosa successe e Certo. qual era la causa di quel fenomeno avvenuto il 30 giugno del 1908, che è lo stesso giorno dell'Asteroids Day, per questo, Esatto. per commemorare appunto questo evento. In cosa consisteva l'evento di Tunguska? I pochi testimoni presenti nella zona, siamo nel pieno centro della La Siberia, Siberia, certo. una zona occupata dalla taigà, una foresta, un inferno verde, dove è difficile anche camminare. Ebbene, a una quota stimata intorno agli 6-8 km, avvenne un'esplosione la cui onda d'urto distrusse più di 2.200 km² di taiga, cioè furono abbattuti decine di milioni di alberi. E questa zona è popolata dagli eventi, e qui vediamo appunto alcune immagini della zona. E quindi cosa successe? Che un geologo dell'Università di Leningrado seppe, venne a conoscenza di questa notizia, di questo evento, e volle recarsi in zona, ma questa zona era impedito ad accedere a questa zona dagli abitanti, in quanto pensavano che questo evento di estrema potenza era stato causato dal loro dio per punirli per quelle loro malefatte. Quindi l'evento avvenne nel 1908 e la prima spedizione organizzata fu fatta nel 1927. E quando Leonida Kulik, questo è il nome del geologo di Leningrado, arrivò in zona, vide tutta questa zona devastata, tutti gli alberi abbattuti, eccetto nella zona dell'epicentro, dove l'onda d'urto che causò la distruzione proveniva dalla verticale, dall'alto, e quindi deramificò gli alberi, lasciando i tronchi che lui chiamò pali telegrafici. Poi si susseguirono numerose spedizioni, tutte sempre russe, siamo in epoca Certo. sovietica, quindi in questa zona era impedito arrivare perché per questioni di sicurezza, lì vicino ci sono fabbriche di bombe atomiche, vicino per modo di dire, in quelle zone fabbriche di missili, bombe atomiche, quindi fino alla caduta del muro era impossibile andare in quelle zone. Finché nel 91 ci fu la prima spedizione di non sovietici, non russi, organizzata da Giuseppe Longo, che insegnava all'Università di Firenze, a cui partecipò anche Romano Serra, e in cui furono fatte diverse indagini, e fu in particolare nella resina che era stata inglobata negli alberi sopravvissuti all'esplosione, cioè l'onda d'urto ruppe dei rami di conifere, da questo ramo fuoriuscì della resina in cui le particelle che caddero al sole furono imprigionate. Bene, queste particelle furono raccolte, analizzate e risultarono essere molto probabilmente di origine cosmica, cioè particelle di un corpo cosmico di natura rocciosa, condritica. Però non si è mai trovato un cratere da impatto, tantomeno meteoriti provenienti dal corpo che esplose e provocò quella devastazione, sviluppando un'energia che è stata stimata tra i 5 e i 10 megaton, cioè centinaia di volte la bomba di Hiroshima. E quindi nel 99 decidemmo di organizzare una spedizione per andare a vedere cosa c'era sul fondo del lago Cieco, che qui in queste immagini ho visto scorrere. Ecco, questa è la zona, e poi nel pieno centro della Siberia, dove si trova il luogo dell'evento di Tunguska. Qui
l'idea qual era? Il lago cieco lo vedo qua ad Eccoli, quello lì. Un piccolo lago che ha un diametro di 200-300 metri. Quindi l'idea, visto che non si è trovato un cratere né meteoriti, l'idea era quella di andare a prelevare dei campioni del fondo del lago, che è profondo una cinquantina di metri, carotarlo per vedere se sul fondo del lago, in questi sedimenti, ci fossero particelle che provenivano dal corpo cosmico che era esploso in quota. È chiaro che l'oggetto si è vaporizzato, quindi le particelle sono cadute al suolo. E il luogo migliore per andare a cercare si pensava essere il fondo di questo lago, che si trova a circa 7 km a nord dell'epicentro. Quindi questo lago, arrivammo lì con un elicottero gigante, scaricammo tutto e rimanemmo in zona per circa 2 settimane. Il lago più Infatti, scandagliato. Prego. scusi, la durata infatti di una, perché non sapendo ciò che insomma, è realmente accaduto, la durata stimata, cioè quando partite per queste spedizioni, si ha un margine, una finestra temporale o si ha la possibilità, perché sia l'Egitto e sia la Siberia, insomma, No, sono sono luoghi. tutte spedizioni con un tempo ben pianificato, cioè. È chiaro che se si trova qualcosa di eccezionalmente importante, uno può anche ritardare il rientro. Ecco, ma in questi casi abbiamo raccolto i dati che poi abbiamo analizzato in laboratorio. Quindi fu carotato questo lago e le carote furono portate in Italia, anche qui attraverso alcune disavventure che non sto a raccontare. Comunque arrivarono in Italia, furono analizzate. E non hanno dato grandi risultati. I colleghi del CNR di Bologna, l'Istituto di Geologia Marina, che effettuarono l'analisi del lago e l'analisi delle carote, giunsero alla conclusione che il lago poteva essere un cratere da impatto, provocato dalla caduta di un frammento che si era distaccato dal corpo principale che era esploso. Però, ci sono molti però, in quanto attorno sui bordi del lago esistono alberi più vecchi del 1908, che quindi all'epoca erano degli arbusti, e un impatto che avesse causato un buco profondo Così 50 grande. metri e del diametro di almeno 200 metri, non avrebbe lasciato in piedi degli arbusti in Certo. quella zona, né sono state trovate tracce di egetta, come abbiamo visto nel caso del cratere Camille. Quindi questa ipotesi non è stata tanto accettata dalla comunità internazionale, compreso il sottoscritto. Resta il fatto però che dalle analisi che abbiamo fatto sugli alberi sopravvissuti, analisi dendrocronologiche, il cui siamo propulsore è stato Romano Serra, risulta che il lago prima del 1908 non c'era, o se c'era non era come è presente adesso. Ma le cause potrebbero essere, ad esempio, lo sprofondamento di una crosta che nascondeva un'enorme grotta sotterranea. Una cavità, Ricordiamo che certo. questa è una zona archeovulcanica. In questa zona, diverse centinaia di milioni di anni fa, c'era un'intensa attività vulcanica. E probabilmente anche il lago cieco non è altro che la piccola caldera di un piccolo vulcano. È davvero affascinante e meriterebbe un approfondimento ulteriore. Ha citato, dottor Di Martino, forse anche questa, adesso la visualizziamo, questa spedizione. Poi passiamo oltre, perché se no rubiamo troppo tempo al dottor Di Martino. Allora, condividi, eccoci qua. Perché io ho indagato. Ah, Sì, e ho qui è indagato. esattamente un anno fa.
Ecco, stiamo Siamo... arrivando alle attività recenti del dottor Di Martino. Come oggi arrivammo nel deserto di Atacama con dei colleghi dell'Università di Firenze, di Camerino e dell'Istituto di Astrofisica Spaziale dell'INAF di Roma, il barbone che vedete, il direttore, l'altro a fianco è il direttore del Museo di Scienze Planetarie di Prato, quello con la bandiera Esattamente. a righe orizzontali. E siamo andati lì in cerca di meteoriti. Meteoriti perché ormai nel Sahara non si può più andare per evitare appunto di farsi tagliare la testa da Infatti, quelli dell'ISIS. è In abbastanza. Iran siamo stati per 2 anni, ma anche lì abbiamo avuto un'esperienza nel 2018 tutt'altro che piacevole. Siamo caduti nelle grinfie dei Pasdaran, i quali Però. ci hanno accusato di spionaggio, senza esplicitamente accusarci, però mi hanno interrogato per 5 ore almeno tre dei nostri colleghi. A noi hanno sequestrato computer e macchine fotografiche, Accipicchia. telefonini e quant'altro, però siamo riusciti per fortuna a tornare a casa. Quindi una delle poche zone in cui si può andare a cercare meteoriti senza grossi problemi, appunto, è il deserto di Atacama. Cosa che abbiamo fatto, e lì abbiamo trovato una meteorite di 4 kg 800 grammi, e in più abbiamo visitato il cratere da impatto di Monturaqui, che si trova sulle pendici delle Ande a 3.600 metri di altezza, e in più abbiamo visitato una zona molto interessante che è la regione di Pica. Pica è un paesino che si trova nel deserto di Atacama all'altezza di Chi, che siamo al di sopra del Tropico del Capricorno, dove ci sono delle zone, quattro almeno, in cui si trovano dei vetri naturali, la cui origine non è chiara. Chi dice che furono provocati da incendi boschivi in epoche remote, però per fondere la sabbia o le rocce occorrono temperature che un incendio non può raggiungere. E quindi l'idea era che si trattasse di un evento Tunguska avvenuto a bassa quota, per cui il calore sviluppato dall'impatto avrebbe fuso la sabbia alle rocce preesistenti. Adesso questi vetri che abbiamo campionato sono sotto analisi, speriamo di poter giungere a qualche conclusione. Che bello. Allora, dottor Di Martino, ora vorrei dare ai ragazzi, continuiamo con la nostra presentazione, vorrei dare dei riferimenti perché io so che lei è autore di oltre 220 articoli su riviste specialistiche internazionali, ma personalmente, lei probabilmente non si ricorda, dottor Di Martino, io ho ricevuto da lei questo. Ah, Io Questo è un, dopo, ed è qua con tanto di dedica, questo insieme a questo, io direi che sono un buon modo per riassumere un po' il tema di questa intervista, perché parte il titolo Il rischio asteroidi, che appunto si occupa anche di questo tipo di, chiamiamolo problema, ma per tutti i ragazzi che stanno studiando, dottor Di Martino, il Sistema Solare, questo è il libro da leggere. Io rimango incantato ogni volta dal rigore, dal percorso, dalla passeggiata spaziale che porta agli asteroidi. Ma c'è tutta un'introduzione, c'è tutto un approfondimento di vari aspetti del sistema solare che per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, ma anche di primo grado, reputo possa essere davvero importante. La domanda quindi è: questo è perché questa edizione, direi, non è la più recente, è uscita si trova questo libro? No, non si trova praticamente perché Che è peccato. pubblicato dalla regione Piemonte, come potete vedere in alto, e ormai adesso non so se ancora nei loro magazzini ne esistono. Comunque
Chi fosse interessato potrebbe scrivere alla Protezione Civile della Regione Piemonte, può trovare questo indirizzo in internet e chiedere Certo. se è possibile avere una copia. Poi Sì, lo dico. è uscita un'edizione in inglese, un Sì. po' più aggiornata, però anche questa non è più disponibile praticamente. È davvero un peccato, dico anche ai docenti, perché spesso e volentieri do come riferimento anche ai docenti questo tipo di interviste, è il testo da avere sul comodino. E questo sulla destra invece, questa Atlante degli impatti, dei crateri di impatto, questo invece è disponibile, questo qui? Sì, è disponibile, ma è un po' caro. Siamo sui 100, ho visto su Amazon, sui 170 euro a copia, quindi Beh, penso che sia un po'. però per un istituto, per chi Esiste volesse. anche la versione Kindle, Ah, però. ok. Però guardi chi arriva adesso, guardi qua, guardi chi c'è qua. Adesso ci spostiamo perché ci stiamo avviando poi al termine di questa bellissima chiacchierata che vorrei si prolungasse ancora per tanto perché sono racconti che non sempre capita di insomma, ascoltare. Dov'era qui, dottor Di Martino? Qui siamo a Isnello, un piccolo paese delle Madonie, dove abbiamo realizzato, in pratica io e questo signore un po' stempiato, che era il sindaco di Isnello, adesso è presidente della fondazione che gestisce questo centro. E questo centro che è un gioiello che però rischia di chiudere se non troveremo i fondi necessari alla sua gestione. Io È mi una. permetto di fare scorrere, oltre che di interromperla, di fare scorrere queste immagini per contestualizzare, invitare anche docenti, studenti, appassionati a visitare questo luogo quando ovviamente si potrà, perché un parco astronomico del genere penso sia un progetto unico. È una realtà unica non solo in Italia, ma in Europa e forse nel mondo. Guarda, in cosa consiste? Esiste questa struttura, che è la struttura didattico-divulgativa, dove vedete c'è un planetario con una cupola di 10 metri di diametro, una terrazza osservativa, vedete quel tetto rettangolare che si muove su ruote e che protegge una dozzina di telescopi amatoriali. E non solo, che servono per poter far vedere alla gente in maniera diretta gli oggetti celesti, più un piazzale in cui sono esposti numerosi orologi di varia, solari di varia natura, e c'è anche un'antenna, un piccolo radiotelescopio. E poi in basso a sinistra vedete questi tetti dove c'è appunto la direzione. Una sala, il laboratorio solare, un'esposizione di numerose bellissime meteoriti che vanno dalle normali condriti alle meteoriti lunari e marziane, e aule didattiche e exhibit in cui vengono spiegate varie cose che riguardano appunto asteroidi, impatti, pianeti extrasolari. E questa struttura fu inaugurata nel 2016 e ad oggi. È stata visita, ecco, questo è Isnello, questo paesino di 1600 abitanti che si trova nell'entroterra di Cefalù, a circa 10 km di distanza. E a circa 7-8 km, forse anche 10, c'è Monte Mufara, una montagna di 1865 metri di altezza, dove è stato installato nel mese di settembre. E un telescopio a grande campo vuol dire che l'occhio di questo telescopio può vedere 25 lune assieme, una cosa un po' diversa dai soliti telescopi che possono inquadrare quando va bene una luna piena.